S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Ben ritrovati cari amici, anche oggi in questo giovedì 13 giugno siamo in compagnia del nostro ospite fisso del giovedì, cioè il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Viceministro, sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, siamo oramai a qualche giorno dall'esito delle urne delle elezioni amministrative, il ballottaggio naturalmente, e c'è da fare sicuramente una riflessione e io chiedo di farla insieme a lei sull'esito nei tre comuni della provincia di Salerno, di sopra dei 15.000 abitanti, Scafati, Pontecagnano e Campagna, dove insomma c'è stata man bassa del PDL, esattamente il contrario di quello che è accaduto a livello nazionale. Che cosa è successo in provincia di Salerno? Ma sinceramente dovrebbe chiederlo un po' più che a me, ai dirigenti di partito e ai dirigenti locali. In generale si può dire questo: permane questo grande problema della disaffezione ai cittadini al voto, alla vita democratica, che è conseguenza di uno Stato e di istituzioni che non riescono più a decidere niente nell'immagine generale dei cittadini. Si conferma una difficoltà dei 5 Stelle, perché quando alla fine non ti misuri con i problemi del governo, non dai risposte concrete e riduci la battaglia politica, la contestazione permanente di tutto e di tutti, la gente finisce per revocarti anche il consenso che ti ha dato. È una sconfitta netta del PDL, e nelle situazioni locali ovviamente pesano sia le divisioni delle diverse forze politiche sia la credibilità dei candidati, non c'è niente da fare. Io ho ascoltato i commenti sul voto a Roma. Premesso ovviamente che quando si fanno le elezioni ci sono sempre le ondate che in larga misura prescindono dalle valutazioni razionali che facciamo noi, no? Certo. Capita a volte che la stessa ondata ha un senso o un altro in condizioni identiche, ma a Roma l'unica cosa che non si è detto è che i cittadini hanno votato contro Alemanno. Non c'entra la politica generale, le questioni generali, cioè hanno valutato 5 anni di governo del Comune di Roma come un autentico disastro, perché quando da sindaci uscenti si arriva sopra il 30% vuol dire che c'è una valutazione critica. Questo è il dato fondamentale, non è che possiamo buttarla sempre in politica. C'è questa valutazione critica sulle condizioni di vivibilità di Roma, sulle condizioni di sicurezza, sulle condizioni di degrado, e questo è, non ci sono grandi scienziaterie da fare. E così in alcune situazioni locali a cui si riferiva lei, quando Scafati, credo di capire, c'è una lacerazione nell'ambito del centrosinistra, è chiaro che non si va da nessuna parte. Devo dire che in tutto questo a me è parso molto importante e significativo invece il risultato di Pontecagnano. Sì. Dove ha prevalso il sindaco uscente, ma dove un candidato giovane è arrivato sotto la soglia del 50%, un candidato fresco che ha messo insieme tantissime energie giovani, grande entusiasmo. Beh, questa mi pare una battaglia comunque vinta al di là del risultato elettorale. Certo, bisogna dire che con grande obiettività anche lo stesso Sica e i suoi sostenitori hanno sottolineato che Lanzara, sicuramente a quello e a lui che si riferiva, che insomma ha fatto una gran bella campagna elettorale, di quelle forse un po' all'americana se vogliamo, cioè con grande entusiasmo, no? Che riescono a farsi assolutamente sì, ma bastavano 210 voti in più e cambiava il risultato di Pontecagnano, quindi mi pare veramente un risultato eccellente per un gruppo di ragazze e di ragazzi che si era impegnato in questa battaglia politica così, senza avere un grande retroterra, ma veramente solo sulla base dell'entusiasmo, delle proposte, del rilancio dell'immagine di Pontecagnano. Beh, vedremo poi naturalmente nei prossimi anni cosa accadrà, magari poi insomma si ripresenterà Lanzara, vedremo, però c'è da dire che oggettivamente io credo che molte lacerazioni nel PD, di cui abbiamo parlato anche nel post politica, post elezioni politiche in provincia di Salerno, hanno in qualche modo giocato un brutto tiro ai candidati del PD, al di là della loro bravura o meno nel sapersi presentare agli elettori. Guardi, quando si vota in un comune si guardano in faccia le persone e diventa decisiva la credibilità dei candidati, non c'è niente da fare. Io rimango convinto che a livello di comune la battaglia è quella.
Vedremo, vedremo, ma ci spostiamo ad un'altra battaglia che tra l'altro porterà giorno 14, quindi domani, a Salerno i sindaci, i cittadini del Cilento, di gran parte del Cilento, a protestare nei pressi dell'ASL di Vianizza. Anzi, anticipiamo ai nostri amici all'ascolto di evitare tutta la zona del centro di Salerno, perché ci sarà un po' di problemi, ci saranno dei problemi sicuramente. Parliamo dell'ospedale di Agropoli, vorrei anche un suo parere, perché è vero che siamo, diciamo, concentrati su Salerno, ma il Salerno è città capofila di una provincia che ha tante problematiche, tanto diversa ed eterogenea anche dal punto di vista geografico. Adesso, insomma, l'ospedale di Agropoli sostanzialmente non esiste più. Guardi, cosa succederà? Io, come lei sa, sono molto riluttante dalla demagogia o dalla difesa di tutto sempre. Devo dire con molta sincerità che considero gravissima la vicenda di Agropoli e del suo ospedale. Io mi permetto di fare appello alla Regione Campania perché ci sia un momento di riflessione e perché perlomeno per il periodo estivo si sospenda lo smantellamento dell'ospedale. Mi si dice che si stanno togliendo strutture, mezzi, si sta spostando il personale. Sì. Devo dire che trovo di una gravità inaudita immaginare di eliminare questo ospedale alla vigilia di una stagione estiva che vede la città di Agropoli, tutto il Cilento, frequentata da centinaia di migliaia di persone, di turisti. C'è veramente un problema anche di sicurezza e di serenità da dare a tutti. Allora veramente vorrei fare appello alla Regione perché almeno per il periodo estivo si possa soprassedere rispetto alle decisioni e poi ricondurre le decisioni da prendere nell'ambito di una programmazione sanitaria che garantisca a quel grande territorio importante e strategico per la provincia di Salerno un elemento di serenità e la certezza di poter godere di assistenza, di servizi sanitari adeguati. Mi parrebbe un gesto di grande responsabilità da parte della Regione. E faccio appello ovviamente a tutti i consiglieri regionali della provincia di Salerno, di tutte le parti politiche, perché si sveglino una volta tanto, perché si sveglino, perché diano voce ad una preoccupazione che coinvolge tutta la zona sud di Salerno e di Ami. Ma veramente non vedono che da oggi in poi lì ci saranno centinaia di migliaia di persone? Allora, veramente sarebbe il caso di avere atti e scelte di responsabilità in relazione all'ospedale di Agropoli. Tra l'altro, come prima conseguenza, bisogna dirlo ai noi, al di là della sicurezza sulla vita delle persone, perché poi c'è da dire se c'è un infartuato, speriamo che non ci sia, ma durante l'estate, insomma, deve arrivare, se va bene bene, a Sapri, se va così così a Vallo della Lucania, addirittura a Battipaglia non ne parliamo proprio, insomma, quindi la situazione oggettivamente è complessa. Ma prima conseguenza sono stati già i licenziamenti, perché ci sono le ditte che hanno in appalto la pulizia dell'ospedale, ovviamente insomma la pulizia non si farà più e quindi una trentina di persone sono state già licenziate, insomma anche questo. Guardi, io credo che una delle linee su cui lavorare è anche una integrazione di servizi fra pubblico e privato in ogni territorio della regione, ma credo che sinceramente senza un atto aziendale, senza una programmazione seria e condivisa, diventa davvero complicato poter dare il consenso anche ad operazioni necessarie di razionalizzazione di risparmi. In questo modo non credo che si possa andare avanti. Guardi che ci sarà una ricaduta anche sul turismo, perché noi non ci pensiamo in genere, ma la presenza di una struttura ospedaliera o la garanzia di un servizio sociosanitario adeguato è uno degli elementi che motivano anche le presenze turistiche. Certo. Quindi anche questo rischia di penalizzare il Cilento. Allora mi auguro che prevalga davvero il senso di responsabilità. Parliamo anche di altri argomenti, anche in questo caso sicurezza, ma sicurezza sulla viabilità, perché da qualche ora è, diciamo, operativa nella città di Salerno, in particolare per le zone della ZTL, quindi le zone a traffico limitato, un'ordinanza molto rigida, perché se fino a un mesetto fa parlavamo di 30 km orari, adesso insomma dal comune è partita questa ordinanza, si va sostanzialmente a passo d'uomo, cioè 10 km orari. Che cosa garantisce questo? Perché è stata presa questa decisione? Che cosa è successo? Insomma, garantisce che ci sia qualche ricovero in meno all'ospedale San Leonardo, ecco questo.
questa è la prima cosa che viene garantita, perché abbiamo anche delle persone irresponsabili che, pur avendo magari l'autorizzazione a passare per il centro storico, sfrecciano a velocità inaccettabile. Veramente ci sono stati episodi di pura irresponsabilità, e dunque questo dovrebbe servire a ricondurre a comportamenti civili e responsabili tutti quelli che attraversano il centro storico e che a volte mettono a rischio la vita delle persone, perché chi esce da un vicolo, da una traversina, veramente rischia di trovarsi a un metro di distanza la macchina che ti sfreccia davanti. Non è possibile. Quindi è un appello a tutti perché abbiano comportamenti civili anche quando guidano. Sindaco, parlando e chiacchierando, mi è venuta in mente una domanda da farle relativa alle emissioni sonore, cioè quindi sostanzialmente i decibel dei locali notturni. L'ordinanza prevede a mezzanotte la chiusura, quindi insomma lo stop, però credo sia stata presentata, probabilmente non è ancora arrivata sul suo tavolo, ma arriverà a breve, una proposta da parte di un gruppo di gestori dei locali notturni che sono nella Movida lì nel centro storico, che chiedevano almeno per il periodo estivo di alzare un tantino questo livello, cioè non a mezzanotte ma almeno una mezz'oretta in più, insomma un'oretta in più, per garantire ai ragazzi di potersi divertire. Insomma, lei che ne pensa? Io penso tutto il male possibile di queste cose. Io faccio fatica a capire qual è la connessione fra l'attività commerciale e la cafoneria. E guardi, io vado in giro per Roma, vado in giro per altre città d'Italia, per Milano, in nessuna parte d'Italia c'è questa stramaledetta abitudine di mettere le cassette, gli altoparlanti davanti ai negozi a tutto volume. Guardi, è una cosa sconcertante, io faccio fatica a capire che senso ha questa cosa. Ma veramente si pensa che in questo modo si attira la gente? In questo modo esaltiamo semplicemente i comportamenti incivili. Allora va bene il momento, come dire, di follia che hai alla vigilia di Natale, alla vigilia di Capodanno, va bene, ma l'idea che ordinariamente si debba lavorare in questo modo a me pare una cosa francamente sconcertante ed incredibile, ma incredibile perché non riesco a capire la connessione fra attività commerciale e l'ammuina e il rumore che spacca i timpani. Allora, chi vuole andare a spaccarsi i timpani, va tranquillamente in una discoteca, ma non si può immaginare di avere una città turistica nella quale ovviamente tu devi avere... Qual è il problema? Che tu puoi dare autorizzazione per un quarto d'ora, dopodiché la cosa diventa incontrollabile. Puoi dire aumentiamo di un po' il volume, dopo una giornata avremo le casse a volumi sparati. Allora, io credo che sia molto meglio fare come si fa a Milano, o come si fa a Parigi, o come si fa a Londra, o come si fa in tante grandi capitali europee. Sì. Più vi è un clima di serenità e anche di garbo, di accoglienza, di civiltà, più c'è un clima anche di rispetto per i residenti, meglio è anche per l'attività commerciale. Questa è la mia opinione. E in ogni caso, io credo che Salerno non possa essere la città degli altoparlanti sparati a tutto volume davanti ai negozi anche alle 3 di notte. Quindi insomma abbiamo già avuto la risposta a questa proposta. Ringraziamo il sindaco di Salerno, viceministro Vincenzo De Luca, per essere stato come sempre con noi. A giovedì prossimo. Grazie a voi.